Allora, mister, questa gara mai stata in discussione, io a questo punto farei più un bilancio della stagione, salvezza matematica. Ecco, che stagione è stata questa secondo me? La stagione positiva, positiva perché a parte abbiamo ottenuto la salvezza con una giornata d'anticipo e questo comunque sia era l'obiettivo dell'inizio anno, sicuramente una salvezza tranquilla che potevamo ottenerla anche un po' prima, però nel calcio insomma ci sta anche perché insomma dopo le 3-4 squadre che stanno sopra era un campionato molto equilibrato, quindi ci poteva stare che potevamo soffrire un pochino. Però con tutto ciò devo dire che tutto l'anno non siamo mai stati dentro i play-out. A un punto, due punti, quello che vi pare, però comunque sia dentro i play-out ci siamo mai stati. Quindi oggi è stata una bella partita, abbastanza tranquilla, però è stato il giusto premio di questi ragazzi, comunque sia se lo sono meritato, ce lo siamo meritato tutti quanti, perché era giusto così. Quanto hanno influito i tanti infortuni e lunghi di questa stagione? Loreti 2 mesi e mezzo, Bornelli la mano, Ranieri i denti? Quello è stato forse la cosa fondamentale per cui non ci ha fatto fare un altro tipo di campionato, secondo me, perché non nascondo che le qualità di questa squadra sono buone e diciamo senza avere infortuni gravi come ci sono stati e tutto quanto, con la continuità sia di formazione sia di giocatori, e allora forse potevamo arrivare dopo quelle 3-4 ci potevamo stare noi, comunque sia al posto che posso dirti del Tor Sapienza potevamo starci tranquillamente noi perché non siamo inferiori a loro, quindi quello forse è stato determinante per l'andamento del campionato e che ci ha fatto un po' soffrire fino alla fine. Però non ci scordiamo che noi a inizio anno abbiamo perso subito un giocatore, Empoli, di cui noi ci puntavamo tantissimo, quindi ci siamo ritrovati fino a novembre-dicembre senza un centrocampista centrale. Poi dopo ci siamo rafforzati con Loreti, con Chirialetti, con Le Rose. Dopodiché abbiamo cominciato a fare risultati, dopo aver fatto risultati ci abbiamo avuto degli infortuni gravi, quindi ricomincia insomma a riorganizzare la squadra, perché poi come sapete benissimo ci sono le situazioni dei giovani che comunque sia contribuiscono anche alla situazione della formazione, quindi quello è, non lo dimentichiamo queste cose, perché io sì oggi sono contento della cosa, perché anche perché per me è una soddisfazione personale, perché sono 3 anni che si soffre tantissimo e non eravamo mai arrivati a una giornata alla fine con la salvezza in tasca, con il punteggio di 42 punti che potrebbero diventare anche 45 e con la situazione mia personale, perché in 3 anni comunque sia non ci scordiamo hanno girato 10 allenatori e io sono, cioè, un record personale di aver ottenuto 12 tutto il campionato, il mio posto. Anche in qualche situazione siamo riusciti a uscirne fuori perché potevo essere stato messo in discussione anch'io come lo sono stato messo tranquillamente, ma come ci sta, e quindi per me è una soddisfazione personale, questo non lo nascondo. E il prossimo anno? Il prossimo anno adesso ci dobbiamo mettere a sede, un attimo vediamo le direzioni, io veramente la mia cosa è quella di rimanere, la società. Penso anche, certo c'è da vedere tante cose, io adesso parlare di giocatori che devono rimanere o no. Però magari un Montrotondo come Piazza che punta solo alla salvezza, bravo. Forse ci siamo anche limitato, un po' stufati. Certo. No, è molto limitato come discorso, io adesso mi piacerebbe insomma mantenere parecchi giocatori di quelli di quest'anno per poi rafforzarci e andare a fare un altro tipo di campionato, perché questa piazza merita di fare la Serie D, perché è giusto così, perché la storia lo dice e io avrei la soddisfazione di poter provare a fare un discorso del genere, perché è giusto che si fa una squadra, una formazione dall'inizio che può competere con le prime. E poi è normale, poi tutto è da vedere, che vincere è sempre difficile, però quello è l'obiettivo mio, di poter fare un altro tipo di campionato.